Sono Matilde di Associazione Mercurio e oggi siamo qui con Valeria Rasini, che è un'artista, una pittrice, una scenografa, ma anche una scultrice. E con lei abbiamo preparato una serie di laboratori e quindi volevo chiederti, Valeria, come l'uso delle mani e la manipolazione dell'argilla in generale può aiutare i ragazzi ad esprimere e dare forma alle proprie emozioni? Diciamo che la parola chiave è proprio dare forma. Di fatto quello che di solito io propongo in prima istanza quando arrivo ad avere a che fare con una classe è il quesito: che forma hanno le emozioni? Attraverso, diciamo, la lavorazione dell'argilla, quindi diciamo la scultura, lavorare in tridimensione, effettivamente si porta un po' a una riflessione diversa sul discorso delle emozioni, anche solamente la parola emozione o tutte quelle correlate iniziano a essere concrete, si concretizzano perché devo ragionare e potranno essere tangibili. Per facilitare questa cosa, invece di andare verso l'astratto, e proprio perché ci troviamo in un gruppo di una classe, per cui è una piccola comunità che cresce insieme di giorno in giorno per un periodo notevolmente lungo, tutto sommato 3 anni, in questo caso delle medie, ho pensato di lavorare sul ritratto. Normalmente viene naturale approcciarlo da un punto di vista estetico inizialmente, per cui si coglie il colore degli occhi piuttosto che la forma del viso, il naso, se è grande, piccolo, eccetera. In questo caso viene richiesto di distogliersi da questa spontanea abitudine, oppure andare a cercare l'espressività. Una cosa che, avendo lavorato insieme a te in alcuni di questi laboratori, posso dire che abbiamo notato è che tutto sommato i ragazzi hanno una grandissima soddisfazione nel momento in cui riescono effettivamente da un nulla a trovare quello che stavano cercando. È tutto accompagnato con il richiamo dell'attenzione. Anche esercizi che si fanno prima e dopo, all'inizio e alla fine di questi 3 giorni, sono tutti appunto partendo dalla parola, parole buttate, creare fuori parole che esprimino emozione. Alla fine del percorso si fa quello che si dice una revisione di tutto quello che si è riusciti a svolgere, ciò di cui si è parlato, ed è interessante vedere come i ragazzi spontaneamente, tirando fuori di nuovo queste parole, riconsiderandole, ricontestualizzando, raccontano magari loro aneddoti personali, anche semplici, come si sono sentiti perdendo una partita di calcio o vincendola. E a quel punto si capisce che il percorso ha avuto un suo perché, perché in effetti l'arte fa questo, è proprio un linguaggio universale, è un linguaggio inclusivo, e a questo punto diventa possibile andare oltre a determinati schemi e vedere le proprie possibilità e prendere le misure. Sì, il laboratorio creativo, la scelta della tecnica, la scelta del materiale sono un mezzo valido per portare nuovi spunti, nuovi punti di vista, ecco, soprattutto. Secondo me quello che fa l'Associazione Mercurio, anche semplicemente dai titoli che propone, su cui poi la poter lavorare, sono stimolanti e importanti, cioè la palestra delle emozioni suggerisce tanto e quindi si spera appunto di riuscire a dare tanto. Un bel esercizio. Grazie Valeria. Grazie a voi.